Prevenzione dei rischi idrogeologico e sismico al centro dell'incontro con i tecnici e i rappresentanti degli ordini professionali, durante il quale Rita Formichelli ha sottolineato la necessità di riorganizzazione della protezione civile, giudicata importantissima per il nostro territorio, sia per il rischio sismico sia per quello idrogeologico. Presenti anche l'europarlamentare Massimo Paolucci e il deputato Danilo Leva. Protezione civile per il candidato sindaco significa anche trovare delle sinergie con altri organismi istituzionali, come la forestale o i vigili del fuoco, per mettere in moto un vero e proprio esercito di persone che non solo vengano chiamate in caso di emergenza, ma che possano aiutare l'amministrazione comunale nell'attività primaria di prevenzione. Con l'organizzata la protezione civile, che è importantissima nel nostro territorio, sia per il problema del rischio sismico, sia per il rischio idrogeologico. Importante ricostituire la protezione civile su Isernia anche per il ruolo di centralità geografica che ha Isernia e istituzionale come capoluogo di provincia. Protezione civile non solo, protezione civile significa anche creare delle sinergie con altri organi istituzionali, che siano la forestale, che siano i vigili del fuoco, per mettere in atto un esercito vero e proprio di persone che non solo vengono chiamati in caso di emergenza, ma che possano anche aiutare nell'amministrazione in quella che è l'attività primaria, che è la prevenzione. Per far questo ritengo che è necessario anche l'ausilio di ordini professionali, in particolare degli ordini di professionali tecnici, che sono i geometri, i geologi e gli ingegneri. Questo perché possano dare veramente un ausilio anche come controllo del territorio.